Nel giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha posto una corona di fiori sotto la lapide dell'onorevole Aldo Moro. La mattina del 16 marzo del 1978, l'auto che trasportava l'onorevole Aldo Moro dalla sua abitazione alla Camera dei Deputati fu intercettata e bloccata da un nucleo armato delle Brigate Rosse. In pochi secondi vennero uccisi due carabinieri a bordo dell'auto di Moro, i tre poliziotti che viaggiavano sull'auto di scorta e sequestrarono il Presidente della Democrazia Cristiana. Dopo una prigionia di 55 giorni, durante la quale Moro fu sottoposto a un processo politico da parte del cosiddetto Tribunale del Popolo, istituito dalle Brigate Rosse, e dopo aver chiesto invano uno scambio di prigionieri con lo Stato italiano, Moro fu ucciso. Il suo cadavere fu ritrovato a Roma il 9 maggio, nel bagaglio di una Renault 4 parcheggiata in via Caetani, a poca distanza dalla sede nazionale del Partito Comunista Italiano e da Piazza del Gesù, sede nazionale della Democrazia Cristiana. È importante ricordare perché la democrazia è una conquista quotidiana e quindi la presenza qui non è solo un omaggio ovviamente a uno statista, a un leader politico che è doveroso e umano, ma è anche un atto politico che conferma quanto è importante difendere in questo paese le istituzioni democratiche. Assolutamente sì, è un atto della memoria, non soltanto rispetto a una persona, uno dei più importanti della storia della Repubblica, ma anche rispetto a un periodo storico che l'Italia non deve più rivedere. Qui si è consumato il fatto più grave, il fatto simbolicamente più grave degli anni di piombo, ma sono stati tantissimi i poliziotti, i carabinieri, i semplici cittadini che hanno pagato un prezzo altissimo con lutti e con tragedie per quel scontro ideologico. Proprio in questo momento, in un momento in cui dobbiamo superare la crisi economica, dobbiamo comprendere che l'odio contrapposto, la politica come scontro totale, come scontro ideologico, non deve ritornare, deve esserci una politica costruttiva in cui ognuno professa le proprie opinioni e ci deve essere una tolleranza e un rispetto reciproco.